stiamo portando avanti. Vabbè, no, Luca. Però, se stai lì da solo isolato, io non voglio dire la mascherina. Ok, perfetto. Ok, perfetto. E vi parlo un po' di Donka e del progetto che stiamo portando avanti. Innanzitutto, Donka è appunto una gelateria che nasce nel 2010. E mio papà ha avuto una pasticceria per quasi 30 anni, sempre qui nel territorio di Aprilia. E a me non piaceva la pasticceria, e quindi mi piaceva la gelateria. Ho fatto la scuola alberghiera e ho preso il ramo della cucina, e durante il periodo scolastico lavoravo anche nelle cucine. Quindi mi sono poi reso conto che non mi piaceva né, cioè, o meglio, mi piaceva, ma non mi dava quello stimolo nella pasticceria di famiglia e nella cucina. Però avevo una passione, salve, buongiorno. Buongiorno. Avevo una passione per la gelateria. Questa passione mi è nata quando tutti gli anni papà, fin da piccolo, mi portava a una delle fiere più importanti per il settore della gelateria e della pasticceria, che è il SIGEP. Tutti gli anni mi portava lì e io ero attratto da quel mondo che è il gelato. Quando siamo arrivati al momento del diploma, insomma, discutevamo in famiglia e ho confessato a mio padre che non avrei portato avanti la pasticceria di famiglia e che non avrei neanche portato avanti il discorso della cucina. Insomma, poi è cascato il mondo addosso. E quindi dice: cosa vuoi fare? No, io vorrei aprire una piccola gelateria. E avevo 18 anni e papà e mamma, insomma, folli, hanno assecondato la mia scelta, e nel giro di pochi mesi abbiamo venduto la pasticceria e aperto la gelateria, ed è nata Donka. Fin da subito ho deciso di porre molta attenzione alle materie prime, a tutto ciò che gira intorno appunto al mondo del laboratorio e della gelateria, quindi lo studio approfondito delle ricette, il bilanciamento, la frutta di stagione, tutto ciò che è il non utilizzo di determinati ingredienti, grassi idrogenati, emulsionanti, tutti quegli ingredienti che si possono evitare, io non dico fanno male, perché poi entriamo in un discorso un po' troppo complicato, che comunque si possono evitare se si ha la conoscenza, si può evitare di mettere nel gelato. Insomma, questo discorso etico lo portiamo avanti da sempre. L'abbiamo introdotto anche con il progetto di Divino Cioccolato, perché poi nel 2019 abbiamo aperto una cioccolateria, e lì siamo andati proprio ancora più nel discorso etico. Perché abbiamo deciso di lavorare solo cacao edici, che quindi, come sapete, il cacao cresce sulla fascia, faccio una piccola parentesi, il cacao cresce sulla fascia equatoriale, e quindi diciamo nei paesi più poveri. E le multinazionali, non dico niente di nuovo, tendono, insomma, a tirare sempre più il prezzo, e di conseguenza c'è sempre più sfruttamento. Noi abbiamo cercato di costruire e di andare a ricercare quelle filiere che questo non lo vogliono, quindi pagare il cacao di più, rendere il giusto compenso ai contadini che ci lavorano, e così via. Questo per farvi capire il nostro discorso etico. Da qualche anno, conto anche invece, dallo scorso anno, abbiamo deciso di intraprendere, oltre al discorso etico, anche un discorso green. E l'anno scorso abbiamo fatto un progetto che si chiamava Tridom, che magari qualcuno di voi conosce. Praticamente abbiamo piantato degli alberi in giro per il mondo. Tridom è una piattaforma, quindi abbiamo deciso di farlo un po' nel nostro piccolo, ovviamente, un po' a livello globale. Abbiamo piantato degli alberi tramite questa piattaforma che si chiama Tridom, e degli alberi da frutto in varie parti del mondo. Questo progetto cosa prevedeva? Noi appunto piantavamo degli alberi e simbolicamente ogni mese dedicavamo a quel frutto in gelateria dei gusti. E quindi c'è stato il momento del mango, c'è stato il momento del caffè, c'è stato il momento del cacao. E questo l'abbiamo fatto per quale motivo? Perché intanto per andare a cercare sempre nel nostro piccolo di sopperire a quella che è la deforestazione, ad assorbire più CO2 possibile. Insomma, ricordo sempre che noi siamo una gelateria, quindi ripeto nel nostro piccolo,
e abbiamo cercato di fare questo, a dare del sostentamento anche ai contadini, perché poi i frutti che raccolgono i contadini se li vendono e riescono a sostentare ancora di più le loro famiglie e tutto. Quest'anno ci siamo fatti un'altra domanda, quindi nel proseguire il progetto Green abbiamo detto: gli alberi li abbiamo piantati, ma chi li impollina questi alberi? Chi è che manda avanti l'ecosistema? Chi sono le spie che ci allarmano, tra virgolette, se qualcosa non va? Sono le api. Quindi l'anno scorso abbiamo fatto questo progetto, tra virgolette, globale, cioè quindi abbiamo piantato in giro per il mondo. Quest'anno